Dopo la parentesi del Covid, ritorna il Bacalà Fest, un'iniziativa organizzata dai viandanti dei sapori. Qual è il programma di quest'anno? Non è un'appendice piccola, ma che dura 2 mesi, perché verranno in questi 2 mesi, dal 1 febbraio al 30 marzo, verranno coinvolti in questo Bacalà Fest, che è diviso in 2 sezioni, il Giro Bacalà, che comprende questi 20 ristoranti non solo della provincia di Pesaro ma anche delle province marchigiane, perché da quest'anno abbiamo esteso anche alla regione Marche, per poterla poi l'anno prossimo potenziare ancora di più grazie anche alla collaborazione che quest'anno abbiamo instaurato con la Confcommercio di Pesaro Urbino. Comprenderà 2 serate, che sono le serate gastronomiche, una del 24 gennaio sempre al ristorante alla Lanterna, che prevede la gara tra gli amatori, tra i cuochi amatoriali, e quella del 31 gennaio, sempre mercoledì 31 gennaio, che prevede la gara dei cuochi professionisti. Avremo in questa gara dei cuochi professionisti la partecipazione dei ristoranti che vanno dalle Marche, ma anche dal Friuli Venezia Giulia e dalla Puglia, quindi è una gara veramente nazionale. Per quanto riguarda gli amatori, sono tutti della regione Marche, ma in queste serate ci vedranno piatti straordinari con la passione che mettono sia gli amatori che i professionisti, con tutta una storia che c'è dietro, quindi la valorizzazione di questo piatto della tradizione, con i prodotti di qualità che sono la materia prima, in abbinamento agli oli extravergini di oliva, che insieme a olea valutiamo e consigliamo di utilizzare in queste rassegne che noi organizziamo. Quindi è un binomio, un matrimonio tra questi 2 prodotti che si sposano benissimo insieme.